Volevo chiedere a Filippo Miraglia dell'Arci che ci ospita di fare e che noi abbiamo ricambiato l'ospitalità. Intanto grazie, vi ringrazio, mi fa piacere oggi rivedere tanta gente, diciamo che fra l'altro non vedevo un sacco di tempo, compagni e compagne, per tanti motivi, un po' perché facciamo mestieri diversi, un po' perché gli ultimi 2 anni, diciamo, ci siamo visti poco tutti, a parte Stefano Valiene, diciamo, che ci tormenta sempre, ma insomma. Mi fa piacere anche ospitare una riunione vostra qui, perché noi ovviamente ci consideriamo una casa aperta della sinistra. L'Arci è un'associazione di sinistra, è un'associazione di sinistra per le cose che fa, non perché diciamo lo dichiara, perché poi noi lo dichiariamo anche, perché ovviamente non ci vergogniamo, però poi come dire, abbiamo anche un po' un'idea della sinistra attraverso l'associazionismo che si concretizza con le cose che facciamo. Sapete che io personalmente mi occupo di immigrazione, di stranieri, di rifugiati da tanti anni e per noi appunto essere di sinistra vuol dire schierarsi con quella parte di persone che nel mondo sono obbligate a lasciare le loro case e che l'Europa in questo momento, nonostante le tante chiacchiere, continua a respingere, a trattare come se si trattasse appunto di persone di serie B, no? Noi abbiamo una situazione talmente balorda per cui abbiamo aperto giustamente le porte a quelli che scappano dalla guerra in Ucraina e alla stessa frontiera respingiamo invece le persone perché sono nere, non sono bianche, perché arrivano dalla Siria o dall'Afghanistan e non dall'Ucraina. E il lavoro che facciamo noi è un lavoro di denuncia, ma anche di risposta concreta alle problematiche e alle difficoltà di queste persone. Nel campo mio, poi facciamo anche tante altre cose in tanti altri ambiti, come sapete, e la cosa che più in realtà ci interessa è che le cose che facciamo le facciamo a partire dalla nostra presenza sul territorio. I circoli Arci non sempre sono quello che noi vorremmo, spesso sono cose che insomma somigliano all'idea che noi abbiamo e che promuoviamo di presenza sul territorio, di radicamento sociale, però spesso invece sono proprio quello che noi vogliamo e ovviamente noi lavoriamo perché tutti diventino questo. Mi è capitato stamattina di fare una riunione con una tizia che non conoscevo dell'UNHCR e come diceva prima Piero, diceva, io faccio fatica a non avere la tessera Arci perché dovunque vado ho bisogno della tessera Arci e quindi per entrare in un posto ho bisogno della tessera Arci. Poi dipende dove stai, perché ci sono posti in cui la gente la tessera Arci non la conosce, però ci sono posti in cui effettivamente è importante averla e per noi questo è fondamentale perché non è un rapporto, diciamo, come dire, di militanza, ma non è neanche un rapporto di clientela, è un rapporto con persone che frequentano sempre gli stessi spazi e che quindi in qualche modo fanno parte di una comunità a cui se noi riusciamo a dare delle risposte, queste si possono tradurre anche in militanza, comunque in appartenenza a una comunità. E questo penso che abbia a che fare tanto con la sinistra e anche con le sue difficoltà, che sono difficoltà, diciamo, che hanno attraversato anche la mia associazione in questi anni, in tanti modi. E che ancora oggi però diciamo, caratterizzano la nostra vita. Mi ricordo chi prima chiedeva come sta l'Arci. Sta bene, però sta bene come si può star bene in questo periodo. Abbiamo tante difficoltà e una delle difficoltà che abbiamo è quella di recuperare il rapporto col territorio dopo 2 anni in cui siamo stati obbligati a tenere chiuso, no? Adesso abbiamo riaperto. Tanti circoli hanno riaperto, c'è una riconquista, diciamo, degli spazi di socialità, però non è che non è successo niente. Questi 2 anni hanno molto trasformato le relazioni tra le persone e anche questa relazione, diciamo, col territorio di organizzazioni come la mia. Io penso che noi tutti, quindi noi dalla nostra parte, ma anche appunto la sinistra politica, diciamo, quelli che si candidano anche a governare e a dare delle risposte più complessive,
penso che ci dovremmo interrogare insieme su come modificare anche il modo con cui stare sul territorio. Eravamo già in crisi prima sul rapporto col territorio e con le persone in carne e ossa, con i quartieri periferici delle grandi città, ma anche con le tante periferie che ci sono nel mondo. Penso che dopo questa pandemia e in questa crisi che sta attraversando l'Europa e il mondo con la guerra in Ucraina, ci dobbiamo interrogare davvero su come stare nel territorio. Se lo facciamo assieme è meglio, se riusciamo a farlo assieme. Poi io devo dire, vi ringrazio e vi saluto, vi lascio liberi, diciamo così. E sono veramente, in questi giorni, penso come voi, infastidito dal racconto che fanno del pacifismo e da come veniamo rappresentati, no? Ma anche da gente, adesso lasciamo perdere gli ex di lotta continua, diciamo, no? Ma anche da gente normale, insomma, che io francamente non pensavo potessero dire cose di questo genere. E anche su questo penso che dobbiamo schivare questa rappresentazione un po' da macchietta del pacifismo, per cui spesso vengono chiamate persone a rappresentare il pacifismo che col pacifismo non c'entrano nulla, e sembra che non abbiamo argomenti per dire che la guerra non può finire con la vittoria dell'Ucraina, ma deve finire con la pace. No, cioè, io ripeto sempre a quelli che me lo chiedono, ho avuto una discussione con l'ex direttore di Radio 3, come si chiama, Marino Sinibaldi, no? Avete visto, è uno di quelli che sta parlando, come dire, a favore dell'invio delle armi, eccetera, eccetera. Scusa, ma veramente voi siete convinti che la fine della guerra sarà la vittoria dell'Ucraina e quindi possiamo stare 20 anni a massacrare i figli degli altri perché noi così mandiamo le armi e siamo tranquilli? Io, secondo me siete degli irresponsabili, dei folli, oltre a dire un sacco di sciocchezze. E secondo me uno sforzo che dobbiamo fare è provare, come dire, a intervenire in questo dibattito, per quanto lo spazio che abbiamo purtroppo è molto molto limitato e i nostri avversari, diciamo, hanno strumenti, come sappiamo, molto più forti dei nostri, per dare voce a un pacifismo che in Italia esiste, è maggioritario, ma rischia di essere rappresentato veramente come una macchietta e non ce lo possiamo permettere, non ce lo può permettere questo paese a continuare a tenere una posizione veramente brutta, diciamo. Scusate, non so se... Sì, gli strumenti in mano, diciamo, all'avversario sono tantissimi.